Taco Pina Day è cominciato perché l'avvocato italo-americano è atterrato qui al Vincenzo Obelì insieme ai suoi soci Dante Scibilia ed Sean Lardotta ed è subito volato, diciamo così, a Torre del Grifo, dove ad attenderlo ci sarà l'azionista di maggioranza della Sinci, il dottor Gaetano Nicolosi, l'amministratore unico del Calcio Catania Nicole Mura e logicamente l'avvocato Augello, che è colui che sta permettendo che il passaggio del Catania dalla Sinci a Taco Pina possa avvenire. Sarà una 3 giorni molto importante quella di Taco Pina, perché si parlerà degli ultimi dettagli necessari per completare quel contratto che verrà poi firmato la prossima settimana, quando qui a Catania arriverà l'avvocato Salvo Arena. Quindi 3 giorni importanti, tra l'altro è previsto anche un incontro con il sindaco di Catania Salvo Pogliese, appunto, dicevamo, un incontri importanti per limare gli ultimi dettagli di un passaggio di proprietà che sembra sempre più concreto e che dovrebbe trovare il suo closing a metà di gennaio 2021. Ci siamo dunque, grande euforia a quell'aeroporto Vincenzo Bellini perché era pieno di tifosi rossazzurri che hanno accolto con delle magliette anche di benvenuto l'avvocato italo-americano. E allora diciamo il Taco Pina Day è cominciato, vedremo che novità porterà nelle prossime ore.